Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo a giocare in un mondo che, ecco, abbiamo già giocato anche più di una volta. Però proveremo a fare un esperimento totalmente diverso. Quindi sì, oltre a giocare in una nuova versione, proveremo a fare una sorta di esperimento. Oltre ad aver creato il mondo a una determinata ora e utilizzato un seed che già conoscete, proveremo, ecco, a seguire un altro procedimento. In teoria dovrebbe accadere qualcosa di mai visto prima. Potremmo quindi, sì, scoprire un nuovo mistero riguardo questo mondo. Direi che comunque vi racconto meglio in gioco, perché abbiamo ancora un po' di cose da fare prima di fare tutto. E ok, eccoci qui nel mondo. Penso che tutti quanti avete, ecco, ora riconosciuto in che mondo siamo. Ho deciso comunque anche per questo video, se diventerà una serie non lo so, ditemelo voi se vi interessa. Proveremo a utilizzare le shader semplicemente così, senza motivo in realtà. Però in realtà, pensandoci bene, un'utilità potrebbero anche averla, perché potremmo vedere delle ombre che normalmente non potremmo vedere. Magari qualche entità dietro di noi potrebbe, ecco, mostrare la sua ombra. Non sarebbe la prima volta che facciamo avvistamenti di questo tipo. Però sì, comunque non ho fatto nulla praticamente, o vabbè, a parte qualche minimo materiale, una piccola base, in questo mondo non ho ancora fatto nulla. Però dobbiamo attendere il quarto giorno in teoria, perché sì, nel quarto giorno dovrebbe esserci la luna nuova e servirà comunque per questo esperimento. Quindi sì, dovremo attendere intanto il tramonto e poi entreremo, ecco, in azione. La luna nuova è quella comunque tutta quadrata, ci sono diverse fasi lunari che conosciamo su Minecraft, e quella è praticamente quella quadrata in poche parole. E in teoria, facendo una determinata cosa a una determinata ora, potrebbe, ecco, succedere qualcosa. Questo è quanto che proveremo a fare quest'oggi, ecco. Intanto, in teoria, entrando in questa grotta, dovremo trovare anche una miniera qua sotto, almeno da quel che ricordo. Mi porto un pochino avanti perché comunque un po' di tempo dobbiamo attendere, intanto anche vi spiego meglio cosa andremo a fare. E una miniera potrebbe servirci perché siamo sì nel mondo di Irwin, quindi magari un totem in futuro dovremo fare. Mi prendo anche un altro po' di ferro, ne ho già un po' di ferro in realtà, però dovrebbe essere, sì, ormai fuso nella base. Dopo andiamo a prenderlo, ci facciamo anche un po' di equipaggiamento di base. Però sì, volevo solo assicurarmi che qui sotto ci sia la miniera. E deduco di sì. Infatti qua c'è del legno, quindi effettivamente la miniera c'è. Questa cosa non ci servirà adesso, però sapete, nelle miniere oro, ma anche entità si possono trovare in questo mondo, ecco. Intanto, finché prendo un po' di risorse, vi ricordo comunque per questo video, se vi piacciono questi esperimenti, lasciate assolutamente un like. Se non siete iscritti, ovviamente iscrivetevi, sarete i benvenuti qui nel canale. E vi ricordo che questa sera, come quasi ogni sera, sarò in live nell'altro sito dove si fanno le live alle 21, massimo 21:15. Comunque dai, ora direi che è giunto il momento di procedere, perché in teoria il quarto giorno dovremmo esserci ora. Era l'alba quando ho iniziato a registrare, quindi in teoria ora siamo circa a metà giornata ed è il momento di darsi una mossa. Quindi andiamo un attimo alla base, recuperiamo un po' di cosette, perché dovrei avere già del ferro. Ci facciamo giusto un picco e una spada, anche se non so che utilità potrebbero avere. Anche se in realtà qualche mostro l'ho visto spawnare di notte, quindi diciamo che al momento il mondo funziona in modo abbastanza normale, mettiamolo in questo modo. Se non sbaglio, se l'ho lasciato esattamente qua, non è che ne abbiamo tantissimo, però potrebbe assolutamente bastare per farsi un minimo di equipaggiamento anche volendo, però non credo che lo faremo adesso. Così direi che può andare, ecco. Abbiamo anche sbloccato l'achievement, mettiamoci tutto qua nei slot rapidi. E direi che così può andare. Qui vi ho lasciato anche un po' di carne. Vabbè, prendiamoci un po' anche di questa. Lasciamo qua il ferro a fondere. E direi che possiamo andare adesso, perché in teoria non dovrei mancare moltissimo alla notte. Questa non c'era prima. Beh, diciamo che in questo mondo effettivamente queste cose non sono poi così rare, se ve lo ricordate, no? Di giorno però è successo, Ok. Possiamo prenderla. Vabbè dai, direi che possiamo metterci in cammino allora, perché non è lontano il luogo, però andiamo perché ci vorrà un minimo di tempo. Quindi sì, se volete fare anche voi questo esperimento, il seed lo dovreste conoscere ormai, e dovete attendere praticamente il quarto giorno e al tramonto dovrete andare praticamente dove sto andando io, che adesso vi faccio vedere comunque. Se quello è est, dovete andare praticamente a nord. Vabbè, riconoscete questo luogo da questa parte, comunque adesso vi faccio vedere. E poi seguire quello che andrò a fare anch'io. Magari se assicuratevi comunque nei primi giorni, vabbè, in questo mondo Irwin non dovrebbe farsi vedere molto spesso, però ecco, noi abbiamo trovato una testa, quindi dovete magari assicurarvi che effettivamente
il mondo funzioni. Però sì, adesso dobbiamo procedere in questa direzione e siamo già praticamente arrivati, perché dobbiamo andare esattamente là. Quello è un luogo che abbiamo scoperto tantissimo tempo fa, se vi ricordate, e c'è una sorta di croce strana, ve lo ricordate, giusto? E mi ricordo anche che in passato avevamo già provato a fare qualche esperimento in questa zona, però effettivamente non siamo riusciti a trovare nulla, se non tipo un tunnel di redstone e forse qua sotto una miniera, qualcosa del genere, ma cose stranissime qui non ricordo. Guardate qua comunque, vedete questa croce? È generata ovviamente dalla luce che entra qui. E noi dovremo attendere la luce della luna del quarto giorno, ovvero la luna nuova. E in teoria quando si allinea perfettamente qua sopra, dovrebbe accadere qualcosa. Ora praticamente sì, siamo praticamente allineati con il sole in teoria, eh. Anche per questo potrebbe, ecco, tornare molto utile la shader, perché le ombre così almeno sono precise. Ecco, ho tolto le shader, per farvi capire, adesso senza shader l'ombra non si genera correttamente, non si può vedere esattamente dov'è. C'è il sole, sì, ma come vedete è tutta un'altra cosa in questo modo. A questo punto comunque sì, non rimane altro che attendere. Vabbè, il tempo sta passando, vedete l'ombra sta andando avanti. Attendiamo un pochino verso il tramonto e poi vediamo se effettivamente succede qualcosa. Quello che so è che in teoria dovrebbe apparire una sorta di Herobrine. Un po' strano. Questo è quello che so, non so se è vero. Il mondo comunque sta funzionando. Herobrine c'è, in teoria, ma questo qua non so se funziona. Vediamo, dai. Attendiamo ancora qualche minuto e lo scopriremo. Direi che comunque non dovrebbe mancare moltissimo, guardate il sole è abbastanza basso, quindi in teoria tra non molto inizierà il tramonto. Potremmo attendere forse di sopra per vedere se c'è la luna corretta, anche se in teoria quarto giorno, tra quarto e il quinto giorno effettivamente dovrebbe esserci la luna giusta. Accadrà comunque qualcosa quando la luna si allinea con quel passaggio in poche parole. Quindi qua al momento nulla di che, si vede la nostra ombra, vabbè. Direi che possiamo scendere, va. Controlliamo la parte da sotto, questo è il passaggio. Qua abbiamo la visuale da sopra praticamente. Le ombre adesso sono molto basse, come vedete. Scendiamo, va. Così almeno controlliamo bene qua sotto. Allora. Ok, sì sì, siamo al tramonto, eh. Siamo proprio al tramonto. Wow. Ci siamo spostati un attimo e guardate qua. Rumore inquietante anche. Cos'è stato? Oh, ma c'è qualcosa là? Oh mio Dio, c'è qualcosa che si sta muovendo, una sagoma nera. Oh mio Dio. C'è anche scritto qualcosa in chat. Non è Yerba in quello, ma... Che cavolo? Si sta seguendo, sì sì. Stavo anche rischiando di incastrarmi in una grotta. Che cavolo è quello? Sta scrivendo qualcosa. Sta arrivando, ha scritto, in teoria. Qualcosa del genere. Allontaniamoci. Ok, non ci sta più seguendo, credo. No, se n'è andato. Ha scritto vai via. Lui sta arrivando. Uova di torce, che cazzo? Qua sta accadendo qualcosa, eh? Qui sta chiaramente accadendo qualcosa. Oh mio Dio. Guardate là. Ma quanto manca che si allinei? Cavolo, non manca molto! Guardate, non manca molto! Dovrebbe mancare 30 secondi, tipo, oh mio Dio, ma stanno aprendo delle teste e qua siamo quasi allineati. Ma infatti l'ombra si sta ancora avvicinando, guardate. Ma com'è illuminare queste teste? Oh mio Dio, stiamo attenti, eh. Eh sì, guardate, manca pochissimo. Manca proprio poco che si allinei. Attendiamo ancora un pochino. Ora c'è anche molto buio, perché comunque questa luna non dovrebbe illuminare tanto la luna nuova rispetto alle altre, quindi c'è più scuro anche per questo.
Magari aumento un pochino l'umidità poi per il video. Poi ci sono delle particelle qua. Che ca... No, 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 no! Oh mio Dio, c'è un Irven strano qui! No, scappa, scappa! No, forse non è la cosa più saggia nascondersi qui però, eh! Oh mio Dio, no, sono in trappa, che avevo fatto la cavolata del secolo! No, 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 no! Ok, ci prende, non abbiamo scelta, proviamo a chiudere in fretta! Cavolo, no, 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 no! Non ero pronto, cavolo, non ero pronto! Siamo stati... slain da... da non so cosa... Mai entrare nei tunnel, effettivamente. Torniamo qui alla nostra casa. Che ca... Cos'è stato? Che cavolo sta accadendo qua? Oh mio Dio, che sta accadendo qui? Che cavolo è questo? È l'entità di prima? Però non si disse niente. Io me ne vado, non ci disse niente a quanto pare. Allontaniamoci. Oh mio Dio, ok. Non va molto bene. La situazione effettivamente è un po' peggiorata. È apparsa effettivamente un'entità. Sì, purtroppo sono entrato nel tunnel. Non sapevo dove andare a nascondermi. E effettivamente ci voleva anche attaccare. Questo non lo sapevo. Però fatemi sapere, secondo voi dovremmo ritornare in questo mondo ad indagare? Magari stando un pochino più attenti a non farsi prendere in questo modo. Quello si aveva l'aspetto comunque di Irving, ma aveva tipo gli occhi come se fosse demoniaco, sapete, no? E effettivamente questo rituale funziona anche. Ditemi cosa ne pensate, non so neanche dove nascondermi dato che siamo un po' in difficoltà adesso. Però se il video comunque è serie sulle creature, quelle da giganti, e comunque quasi ogni sera sono in live, giusto per ricordarvelo. Fatemi sapere cosa dite nei commenti, cosa ne pensate. E ci vediamo, prossimo live, prossimo video. Ciao.